Buonasera, benvenuti per questo sesto e penultimo appuntamento del ciclo foto La fotografia come pretesto. Finiremo in bellezza con eh, Aurelio Amendola la settimana prossima. E per questo incontro abbiamo eh, invitato due grandi personalità artistiche, eh, Gianluigi Colin e Emilio Isgro, entrambe vicine a Aurelio Amendola, è una delle ragioni di questi inviti, per continuare a conversare di fotografia e di altro. Il tema di questa sera, che ci è stato proposto da Gianluigi Colin, è il rapporto tra fotografia e rappresentazione dell'universo artistico e il ritratto dell'artista come immagine di un mondo interiore. Poi vedremo eh, i commenti dei nostri due invitati. Con noi abbiamo Gianluigi Colin, personalità eclettica e ben nota a tutti, è stato per molti anni Art Director del Corriere della Sera, attualmente cover editor del supplemento culturale La Lettura, di cui è stato cofondatore. Accanto alla sua attività artistica tiene conferenze, seminari, corsi universitari. È autore di numerosi saggi, articoli e interviste dedicati alla fotografia e all'arte contemporanea e da molti anni conduce una ricerca artistica intorno al dialogo tra le immagini e le parole. Il suo lavoro nasce come un'investificazione sul passato, sul senso della rappresentazione, sulla stratificazione dello sguardo. Una poetica, per chi la conosca, densi di richiami alla storia dell'arte e alla cronaca, immagini immaginari che popolano la sua arte e ne abbiamo testimonianza in un be bel ritratto fotografico eh, di Gianluigi Colini, esposto in mostra di Aurelio Mendola. Un'arte che tende a porre sul medesimo piano memoria e attualità, facendo sfumare i confini tra le epoche. Una, è stato detto spesso, una poetica dal forte impegno civile e etico che vuole restituire all'esperienza artistica eh, valenze militanti. Sue personali si sono tenute in numerose città eh, italiane e straniere. E tra le altre cito uh, una sola recente grande mostra a cura di Arturo Carlo Quintavalle, Gianluigi Colin Costellazioni familiari, Dialoghi sulla libertà, che si è tenuta a Parma nel 2019, che proponeva un viaggio all'interno della ricerca di Gianluigi Colin, ma anche delle costellazioni familiari che legano la sua opera con quella di altri artisti. E di queste costellazioni fanno parte eh, Aurelio Mendola e Emilio Isgro, che eh, abbiamo l'onore di avere con noi questa sera, che mi diceva che per la prima volta eh, viene a Pistoia, non so se poi ci darà qualcosa delle sue eh, impressioni. Emilio Isgro può essere definito in tanti modi. Artista concettuale, padre della cancellatura, quella te tecnica che consiste nel coprire con spesse linee nere parti di un testo per sottolineare la potenza della parola, ma anche pittore, poeta, scrittore, drammaturgo e regista siciliano di origine a partire dagli anni 60, ha iniziato un percorso che l'ha portato a essere uno dei nomi eh, dell'arte italiana contemporanea più conosciuti al mondo, anche per l'impegno e la forza della sua arte che riflette sulla società e sulla comunicazione. Temi quindi, se, potete notare le affinità eh, tra i due nostri invitati, a cui, eh, a cui do subito la parola, per la conversazione di questa sera, fotografare l'arte l'arte della fotografia. È difficile vedere una città per la prima volta perché non sai quel che ti aspetta. Avevo chiesto più volte al mio amico Marco Bazzini come fosse Pistoia, e lui era generico, mi diceva che è bella, ma senza accanirsi più di tanto, quasi con ritrosia, e rispetto anche di un amico che non voleva essere assolutamente sedotto con le parole. Eppure io sono appena arrivato a Pistoia ed è proprio come me la immaginavo, bellissima, stupenda, e unica come in fondo tutte le grandi città toscane che hanno una storia, e per fortuna tutte le città italiane. E venendo in una città come questa, che si capisce l'Italia. E si capisce soprattutto che non è retorico dire che noi siamo un grande paese. Questo credo che lo dicano anche i bulgari di, di se stessi. È giusto che un paese si consideri grande, ma l'Italia lo è davvero perché la sua bellezza è evidente e splendente e Pistoia lo dimostra. In fondo io non immaginavo il Duomo così magnifico, Palazzo del Vescovo, tutto quello che si vede intorno, ma non immaginavo neppure che in Toscana fosse vivo, immagino a tutti i livelli, l'amore per l'arte e per la cultura. Io credo che chi passa sotto quel Duomo, anche se non ha fatto studi particolari, sarà sempre più colto di chi passa sotto una testa di petrolio nel Texas. È per questo che la cultura in Italia è generalizzata e l'analfabetismo non è mai assoluto anche se negli ultimi tempi bisogna dire che abbiamo una classe dirigente purtroppo non sempre all'altezza all delle nostre attese e delle nostre speranze. Direi che la bellezza di Pistoia, che tornerò per visitarla, mi fermo poco per visitarla meglio, è proprio all'altezza atte all delle attese. È una città meravigliosa. E ancora più meraviglioso è che questa città, oltre che del Duomo, del Palazzo del Vescovo e di tutte le sue bellezze, che non c'è bisogno di dire, abbia tra i suoi monumenti dinamici, chiamiamolo così, un uomo come Aurelio Amendola. Che tanto ha fatto per la fotografia e per l'arte italiana in particolare e internazionale in genere, perché bisogna non dimenticare che la provincia italiana non esiste, o se esiste un luogo di riposo della mente una sosta. Uno che sta a Pistoia può sapere tutto ciò che avviene nel mondo perché ha gli strumenti per decifrarlo, se si guarda un po' intorno. Prendiamo la fotografia di Aurelio Amendola. Cosa ho visto io? Ho visto intanto una magnificenza sul piano della realizzazione delle immagini. Il suo occhio è vigile anche quando finge distrazione, perché la sua fotografia, come quella di tutti i grandi fotografi o artisti fotografi, qui è difficile dare un taglio, è una fotografia rapace che si appropria letteralmente di ciò che tocca. Sia Michelangelo, sia Burri, sia Cunellis, sia Mattiacci, diventa suo, non c'è niente da fare. Guardiamo per esempio una. Potrei descrivere tutte le immagini che ci sono nella mostra, ma mi vorrei soffermare solo su una, non su quelle apparentemente volutamente più suggestive ma quelle che non vogliono esserlo prendiamo per esempio la pietà michelangiolesca fotografata da lui direi non voglio esagerare che Vede qualcosa di Michelangelo che Michelangelo stesso non avrebbe visto di se stesso. Con quelle ombre, quelle luci, il taglio è perfetto anche se apparentemente non troppo costruito. Quindi è un inconscio fotografico che si depone. Sulle nostre coscienze. Vediamo ci fa vedere cose che noi non vediamo. Lui le vede, le vede il suo obiettivo. Quanto affidato al caso e quanto a un calcolo preciso, è inutile dire perché tutta l'arte è affidata al caso e a un calcolo insieme, non solo la fotografia. Quindi, io sono stupito del Duomo ma anche della bellezza di questa mostra fotografica. Pistoia rende giustamente omaggio a una grande persona, a una figura alla quale tutta l'Italia colta e istruita rende attraverso Pistoia omaggio. Questo mi ha meravigliato. Ero venuto qui per parlare anche un po' delle idee, delle idee generali che io ho fotografia, sulla fotografia. Forse sarebbe stato banale, ma ero preparato delle immagini da proiettare, perfettamente inutile, perché il problema l'ha risolto tutto Aurelio con le sue immagini dicendoci cosa può la fotografia e cosa può l'arte insieme. È chiaro che l'occhio di un grande fotografo è anche un occhio critico, un occhio che separa, un occhio che scopre consciamente e inconsciamente, non per caso un magnifico artista italiano che Aurelio conosce recentemente, tanti anni fa, a proposito della fotografia, Franco Baccari parlava di un inconscio tecnologico. Questo è perfettamente vero, non c'è solo un inconscio individuale dell'uomo, le macchine oggi hanno un inconscio e non per caso si costruiscono anche dei robot umani. Se questo sia bene o male, io non posso dirlo, ce lo dirà il futuro, ma personalmente noi non siamo certamente spaventati da ciò che accadrà, perché ciò che è accaduto a volte è terribile, quindi quel che può accadere non può essere più terribile dei tempi che abbiamo vissuto negli ultimi due anni. Con intere zone del mondo ridotte a cenere. Ora il mio amico e artista Gianluigi Colin si aspetta che io gli dia l'imbeccata perché abbiamo fatto i due compari. Chi parla per primo? Parli tu o parlo io? Chi chiude? Dico non importa. Come si comincia da Aurelia e si finisce da Omeria Mendoli e così abbiamo risolto il problema ora lui ha preparato un testo che forse leggerà, forse leggerà solo in parte e siccome oltre che un artista straordinariamente capace è anche un critico che sa vedere, diciamo che qui c'è un confronto tra una possibilità creativa e una possibilità di vedere le cose nel momento in cui si fanno, quindi di valutarle criticamente. Gianluigi, non tocca a me darti la parola perché tu di solito te la prendi da solo. Non è vero. No, non hai bisogno. Eh? <ride> Ma, eh, eh, eh. Eh, quindi leggi il tuo detto in modo che io possa, se devo fare un interventino ulteriore, Ficamare sul tuo testo e non pensarci più. Quindi quello che lavora sei tu. <ride> Beh, grazie, grazie Emilio. Il, come ha detto la direttrice, è vero, questo è un incontro di amicizia e ci tengo molto a sottolineare questo aspetto perché, con siamo qui a celebrare Aurelio. E al tempo stesso eh, di fare una riflessione sul, sul senso dell'immagine e sul senso del ritratto nella fotografia e di come sia importante o come nella storia della fotografia in qualche modo il ritrarre, il ruolo dei fotografi nel ritrarre gli artisti, quindi l'arte nella sua rappresentazione. L'altro giorno ero a Palazzo Reale. E ho incontrato per una mostra di Tullio Pericoli, un altro che degli amici mh, eh, con i quali si hanno rapporti e che del ritratto ha fatto una delle sue matrici sostanziali. E chiacchierando sul fatto che io sarei venuto qui a parlare, eh, mi ha consigliato un piccolo libro che ho portato con me e che mi sembra molto divertente leggere. In, in, uh, almeno nella, nella, uh, già nel titolo, perché invecchiare come problema per gli artisti. Eh, questa cosa, questo titolo che. L'invecchiamento direi che non è un, un problema soltanto degli artisti, ma sicuramente è una cosa che mi diverte molto sottolineare anche in una chiave autoreferenziale e, e sicuramente anche per il nostro giovanotto eh, Aurelio. Ma è, è, è bellissimo perché eh, affronta il tema del tempo. E di come gli artisti affrontano il tema del tempo. E siccome la fotografia è fatta sostanzialmente con, un ingred con due ingredienti: che sono il tempo e la luce, mi sembrava interessante eh, citare questo perlomeno questo libro che consiglio a tutti. Sono proprio sul tema del tempo. Non posso non citare un elemento chiave che è sulla, sulla rappres la prima rappresentazione e potremmo dire che la prima rappresentazione, la prima fotografa, tra virgolette, eh, nella storia è stata Santa Veronica, che eh, come sappiamo, come ci hanno insegnato nelle chiese, eh, al Vangelo il, lei ha offerto un, un drappo al Cristo eh, durante il suo la sua, nella fase della crocifissione anzi del, insomma sul Calvario esattamente e, e, e su questo, e su questo eh, drappo è rimasta impressa il volto di Cristo e potremmo simbolicamente dire che quella è stata la prima immagine fotografica, un po' come la, la Santa Sindone è un'immagine altrettanto fotografica del, del corpo di Cristo. Poi ovviamente il, il, il tema del, della rappresentazione della dell'immagine, quindi del ritratto, eh, nell'Ottocento si è delineata in maniera molto più precisa quando è nata la fotografia e si è sviluppata e sappiamo tutti il ruolo che ha avuto un fotografo come Nadar eh, e poi da lì tutta una serie di fotografi che hanno eh, formato la storia della fotografia attraverso il ritratto. E, mh, La cosa che mi interessa sottolineare, vedendo soprattutto questa mostra straordinaria di, del nostro Aurelio, è che la fotografia mette in moto un gioco di specchi. Un gioco di specchi veramente affascinante in cui si riflette la storia di come l'uomo ha codificato l'immagine e di come osserva e rappresenta se stesso. C'è un passo di Roland Barthes nella Camera Chiara che dice una, una cosa che trovo molto bella e interessante dice Bart, come davanti all'obiettivo io sono contemporaneamente quello che io credo di essere, quello che vorrei si creda io sia, quello che il fotografo crede che io sia e quello di cui egli si serve per far mostra della sua arte. Allora, Bart, da grande... Semiotico, filosofo va a toccare un punto essenziale che ritroviamo in tutte le fotografie di Aurelio. Eh, C'è una parte della fotografia di Aurelio che è quella legata alla scultura, dove lui è il più bravo fotografo al mondo nella scultura, perché la sua, il suo controllo della luce è impareggiabile. Ma il tema, diciamo così, di questo incontro sul quale vorrei un pochino soffermarmi è proprio quello del ritratto, cioè del, del rapporto tra rappresentazione, visione e rappresentazione. In mostra da Aurelio ci sono tantissime fotografie di artisti, sono ritratti di artisti che lui ha fermato in un modo nel quale anche lì, in maniera speciale, perché è l'unico che ha fotografato gli artisti al lavoro. Molti fotografi hanno fo fatto le fotografie tradizionali del ritratto, quindi del personaggio noto in posa, ma il lavoro di Aurelio è stato un lavoro molto più profondo, perché ha voluto sottolineare la eh, qualità dell'artista attraverso il rapporto con il suo lavoro e con le sue opere se non il lavoro quindi è un entrare dentro così come nelle sculture e Emilio lo ha sottolineato in maniera molto profonda il, il tema della, della scrittura della fotografia nella scultura Lì Aurelio tira fuori la pelle, entra dentro uh, la, la scultura come appunto Michelangelo, Bernini e Canova non avrebbero mai potuto coglierlo. Paradossalmente ha rivelato una natura dell'opera dell come gli stessi autori non hanno avuto la possibilità, perché non c'erano gli strumenti, c'era solamente la loro sensibilità e gli occhi dell'artista, ma non c'era lo strumento per fissare la materia, per fissare quella curva del marmo, per fissare quel dettaglio. La cosa straordinaria è che le fotografie di Aurelio ci permettono di vedere il Davide di Michelangelo, per citare solamente uno, in maniera pazzesca come nessun altro è mai riuscito a fare, nemmeno gli autori. Infatti, Diane Arbus sosteneva una cosa, una fotografia è un segreto intorno a un segreto, più rivela e meno lascia capire, una magia ed è la fotografia anche di Aurelio mette in luce il rapporto con l'invisibile, e credo che queste parole siano davvero perfette per raccontare tutto il lavoro tuo, in particolare anche sul tema del ritratto, perché anche nel rapporto con, con gli autori c'è una, 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 una parte di inesplorato che. È, è, Che è fondamentale, cioè il rapporto tra le persone è un rapporto fatto di sospensioni, di sguardi, di, eh, di emozioni, di toni della voce, anche di odori, no? Eh, è fatto di, di questa fisicità che sfuma. Le fotografie di Aurelio ai fotografi, eh, scusate, agli artisti. Alle, alle personalità della cultura, abbiamo visto anche le immagini proprio all'inizio della mostra di bottura di zucchero, insomma al mondo della creatività, della creazione. Quindi si era creato un rapporto di dialogo tra persone che hanno a che fare con la creatività e con quel tipo di sensibilità. La fotografia permette un qualche cosa che nessun altro mezzo, neanche la pittura ti riesce a dare, è la potenza di un far sì che ci sia un riconoscimento che neanche gli autori che si vedono ritratti possano eh, riconoscere. In qualche modo, dall'idea della persistenza dell'esistenza, che è una cosa molto eh, indicativa. E soprattutto, allora c'è una ragazza in sala, alla quale io voglio molto bene, e che mi ha detto, ma eri molto diverso in questa fotografia. Ed era una fotografia di pochi anni fa, di 5-6 anni fa, 6-7 anni fa. Allora, questa idea anche di riconoscersi, e non so se vale anche per Emilio quando si è visto in quell'immagine, o credo valga per tutti quando noi ritroviamo vecchie fotografie nei nostri album delle memorie, o adesso nel nostro iPhone dove. Inevitabilmente creiamo una sorta di enorme memoria digitale con selfie dove viene stravolto l'idea stessa della fotografia e della rappresentazione come autocelebrazione di sé, quello che proprio Warhol, come sappiamo, aveva celebrato perché quelle fotografie, quei selfie, poi hanno la funzione non di essere contenuti nella sfera privata, ma ormai diventano un linguaggio che deve essere diffuso per dire io ero qui, ero eh, in quella città, ero a quella mostra. Eh, mi è capitato proprio eh, l'altra sera, all'inaugurazione di una mostra a Milano, di vedere una coppia di eh, signorine che facevano un'idiozia un, un, un assoluta non davanti al quadro di questo artista e si mettevano a pavoneggiarsi con pose assurde, ehm, facendo quella che viene definita il becco di, non mi ricordo più, insomma la, la bocca a forma di becco eh, per allungare il volto, per sfinare il volto, insomma, dove l'arte, che era l'oggetto di sfondo di questa immagine, non aveva alcuna funzione, era soltanto un elemento di autorappresentazione per un mondo digitale e per una società che tiene più a questo che alla sostanza delle cose. Loro non guardavano il quadro, guardavano se stesse e basta. Allora la fotografia di Aurelio ci pone dentro una, una, una dimensione diversa, ci pone dentro all'idea della densità, della qualità. Del, del fare fotografia, del fare ritratto. Parlando con, con Aurelio molte volte, intervist l'ho intervistato mille volte ed è sempre fonte di meravigliosi spunti, e non solamente per la sua umanità fantastica, ironia, ma anche nella profondità e nel riuscire a trasmettere delle esperienze umane eh, lui continuava a dire sempre guarda che io, non... io sono un artigiano io sono un artigiano nella nostra generazione si facevano fotografie e chiunque oggi prenda in mano una macchina fotografica si sente artista, mi diceva Aurelio ma noi siamo fotografi. Se l'opera è bella, non conta se l'ha fatto un artigiano o un artista. Conta solo che sia fatta in modo intelligente e che compia uno scatto in avanti. Allora queste parole di Aurelio sono molto importanti perché non rappresentano solamente l'autoritratto di un autore che guarda la sua esistenza con il disincanto di un maestro ma suggeriscono una domanda indiretta. Quali sono i linguaggi, poi, della fotografia? Quali sono i confini? Dove stanno le, le, i confini, appunto, tra testimonianza e documentazione? Dov'è l'intervento? Dove c'è l'intervento artistico? E qual è il rapporto tra vita e arte? Perché per Aurelio non esiste una frattura. Tra queste due entità. Per Aurelio, da quando io lo conosco, arte e vita, e vita e arte. E così, pensando a questo incontro, mi è venuto in mente un, un libro bellissimo che ho portato qui con me. E che ignoto a me stesso, era quello che si diceva prima. È un, pezzo, è un libro di una mostra di, di circa di più di 30 anni fa. Ma questo titolo, ignoto a me stesso, fissa perfettamente il tema di quello di cui stiamo parlando. C'è una prefazione fantastica di Sasha che parla di entelechia. Ah, no. Francamente io non sapevo che cosa fosse l'entelechia, avendo fatto liceo scientifico e non il classico. E, e non è altro che il termine aristotelico che ora abbiamo fatto, perché non voglio essere troppo noioso. No, no, no. No, no. no. no volevo dire che cosa fosse l'entelechia non lo sapeva neppure il Sciarche. Ah sì? Che non sapeva il greco. è eh. una volta perché lui aveva fatto le magistrali voleva una mia opera, lo racconto per raccontare un piccolo aneddoto, e, e io gli regalai, lui la voleva pagare in verità, il Vangelo secondo Giovanni, in cui c'era l'incipit iniziale in greco, en arche en ologos, in principio era te verbum, in principio era il verbo, e lui era molto imbarazzato, cioè me lo disse il comune amico Vincenzo Consolo, perché non sapendo leggere il greco, non sapeva quale fosse il peso concettuale dell'uomo. <ride> certo. Questo te lo dico perché non abbia tu problemi per aver fatto lo scientifico, che oltretutto è un eccellente liceo. Comunque di fronte a questa parola il, sono rimasto interdetto, però è bellissimo. Perché questo suo legame tra il termine entelechia legato al, ai ritratti, che in questo caso sono tutti i ritratti di, di scrittori, ma vanno, eh, va assolutamente benissimo proprio per i ritratti che Aurelio ha fatto a tutti gli artisti, sta eh, a significare. Quel termine aristotelico, appunto, per designare la concezione filosofica di una realtà che è inscritta in se stessa, la meta finale verso cui tende a evolversi. Non, magari non è così immediatamente chiaro, però Sciascia lo usa pensando a una foto di un fotografo che si chiama Pedriali, a Pasolini, e, e, e da lì nasce il pensiero di Sciascia. Che è questo, un uomo che muore tragicamente è in ogni punto della sua vita un uomo che morirà tragicamente. È un'idea che, anche simbolica, insita nella fotografia della persistenza dell'individuo. E conclude Sciascia: lo scrittore tra gli uomini è il più ignoto a se stesso. Potrebbe valere proprio anche per gli artisti. E. Questi elementi, questo suo essere ignoto a se stesso nel, nell'idea della rappresentazione, sta proprio in quell'idea di quanto noi riusciamo a riconoscersi quando rivediamo delle nostre vecchie fotografie. E talvolta, e io questo l'ho visto nelle fotografie di, eh, di Aurelio, sta proprio nella rivelazione che Aurelio riesce a regalarci da una parte sulla scultura, e la cosa di cui abbiamo parlato, ma dall'altra proprio sull'umanità delle persone, sull'identità delle persone, su, quella, su quello che c'è anche sotto la rappresentazione, come dire, primaria, simbolica del, del lavoro di un artista. La Elsa Morante, parlando di scrittura, un giorno dice il di, che il segreto dell'arte sia qui, ricordare come l'opera si è vista in uno stato di sogno, ridirla come si è vista, cercare soprattutto di ricordare. Forse tutto l'inventare è ricordare. Aurelio, in queste sue immagini, reinventa il ricordo che tutti noi abbiamo della figura di alcuni artisti è proprio un processo le fotografie di Aurelio rimettono in moto un'idea di ricordo di questi artisti eh, ne sono esempi alcune immagini potentissime, quella di Cunellis per esempio eh, su ma molti, tutti lo stesso Warhol. Soprattutto la foto di, di Burri. Quella di Burri in Lui particolare. È non quando ti fa vedere le cose, ma quando fa di tutto per non fartele vedere. Burri fotografato in altre foto è banale. Messo, masco, bruciato dal fuoco, non lo si vede bene. È come Divo dietro il Proveto ardente. Esattamente. Parla, è la stessa immagine, mi ha ricordato il proveto ardente. Non solo la sua capacità visionaria, mi avete sentito comunque? Sì, la sua capacità visionaria è tale che lui ti fa sentire, e questo è interessante per come è messo vestito da artigiano anche burri. Le, e, 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 a burri, la, la, la gente ha l'idea, gli, gli, gli artisti oggi spesso, per carità non vorrei criticare... Gli artisti contemporanei che magari hanno bisogno di vestirsi in maniera strana per sentirsi al loro agio, ma pure è vestito da persona, da uomo di garage, da uomo ti fa sentire la fiamma ossidrica, addirittura l'odore. Certo. Ecco certo. questo. Quindi storna l'attenzione dello spettatore da un'altra parte. Sono assolutamente d'accordo. ma scusa se ti senti no, no, un no, dialogo nella, nel gioco è tutto finto eh, guardate che quello che eh, è una pièce teatrale tra me e Emilio che riproduciamo ogni volta Ci introduciamo il dialogo ma perché, sì. perché e quindi sì, sì, cioè, abbiamo fatto un accordo prima D'altronde lo diceva anche, c'è un punto che mi preme dire, le fotografie di Aurelio, anche quelle delle performance, sono loro stesse delle azioni eh, creative. Aurelio non si pone, è importante questo per leggere bene il lavoro del, di Aurelio, non si pone come asettico testimone. Lui si pone come parte attiva della creazione dell'immagine, lo fa in maniera istintiva perché anche quando mi ha accennato come è nata quella fotografia eh, quella lì di Burri col fuoco sì. mi ha raccontato della estrema difficoltà emotiva di avvicinarsi a un artista come che, sapevamo tu, che sapevano comunque tutti eh, fosse un orso, fosse un uomo di grande... Uh, attenzione di grande umanità ma anche di distacco insomma che incuteva un certo tipo di timore e quindi uh, lui era andato con uh, una macchina fotografica con due macchine fotografiche ma uh, senza discutere prima esattamente come fare le foto istintivamente lui ha capito come mettersi, dove mettersi e il senso di quella fotografia era esattamente quello lì. Poi è stata una fotografia che è rimasta, è una fotografia storica, perché poi Burri non ne ha più fatte, quindi quell'idea, quelle opere. Quindi il, il valore anche della fotografia è fissare temporalmente un momento dell'esistenza, fermare un momento in virtù però del fatto che quelle fotografie sono state fatte non solamente per l'intelligenza e la qualità anche tecnica di, di Aurelio, ma essenzialmente per una cosa, perché Aurelio, e chiunque conosca Amendola lo sa, ha una potenza vitale che gli permette di superare tutte le barriere. Allora, siccome la fotografia è una scrittura con la luce, ma è una scrittura che impone una presenza eh, fisica di dialogo e in particolar modo nel rapporto con chi è fotografato, il, il ruolo di Aurelio, l'umanità di Aurelio è assolutamente una chiave fondamentale. Se tu non hai quella umanità non riesci a stabilire un rapporto e quindi non riesci a fare la qualità di quelle fotografie. La verità è questa, che quando Aurelio fotografa i vari artisti si capisce immediatamente intanto come se è di buon umore lui o meno perché il totto di molte fotografie e di molta arte è che spesso sono, tutti, sono i quadri tutti identici, le fotografie tutte uguali. Invece, se quando fotografa, questo voglio dire per esempio, Burro Michelangelo, lo stesso Bernini, si dà il caso che Aurelio ha un mal di testa, la sua foto lo fa sentire. E' questo è quello che manca all'arte e alla fotografia contemporanea, il mal di testa, il mal di denti. Io vorrei vedere Jeff Kunz una volta che ha la febbre, non glielo auguro, e sarei felice, dico, ho davanti un uomo, come vorrete vedere un robot che ha la febbre. Quindi la mancanza di umanità poi ecce. È inutile che facciamo, non la vede soltanto, non c'è bisogno di essere papi per capirlo che c'è una mancanza assoluta di umanità. È più grave che gli artisti che sono i campioni della fragilità umana, perché sono i più fragili, tutto sommato, questo non lo rappresentino abbastanza. Ecco, questo non ce lo fa. Aurelio in tutte le sue fotografie ce lo fa vedere. Ce lo fa vedere, quando vedi, dire, quando vedi Wilt fotografato in un certo modo, tu non puoi pensare che Aurelio probabilmente dentro di sé pensava che Wilt era stato il maestro di Fontana, certo. e i tagli li farai in un altro modo, magari inconsciamente. Scusa non ti interrompo più. No, anzi il contrario, non... Vai avanti, è molto difficile. Tipo... No, no, ma voglio dire voglio... sono tutto dalla tua parte perché stai dicendo delle cose magnifiche. Devo dire io mi ero preparato tutt'altro discorso. Invece era giusto fare un discorso teorico-critico come stai facendo tu, ma ti sto dando. Ti, 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 ti sto dando delle occasioni di come è giusto, no? Ecco, e quindi è questo, se, se, se quando ha fatto la, la fotografia aveva mangiato male Aurelio si sente. Ce lo dovrei raccontare Aurelio poi questa sera. Un, per esempio c'è un altro fotografo, sempre parlando di ritratti, che è un, era un grandissimo amico, che è Mario Dondero. Mario Dondero era una, uno di quei reporter. Uh, anche lui ha fotografato ha fatto uno dei più intensi ritratti di Perpallo Pasolini con la madre dove mette in luce i due, lo sguardo assolutamente identico del, dei, delle due figure e per lui ripete, lui ripeteva sempre che le persone gli interessavano prima di tutto perché esistevano per lui la fotografia era un'occasione per incontrare un'umanità, per, incont per entrare nella traiettoria delle loro vite. Allora, in qualche modo, anche per Aurelio è così. E Aurelio entra nella traiettoria delle vite degli artisti in un modo eh, altrettanto diverso ma altrettanto potente, perché poi lui, e questo si sente nelle fotografie, diventa amico dei, dei, uh, degli artisti che ritrae, e stabilisce un rapporto di empatia, stabilisce un rapporto di carattere umano che è profondamente legato al linguaggio della sua fotografia, che è tendenzialmente una fotografia in bianco e nero, benché ci siano molte fotografie a colori. Ma è nella natura del bianco e nero in cui emerge il senso della memoria, no? la fotografia in bianco e nero ti riporta subito al senso della memoria. Guarda, Quindi... lo stesso atteggiamento, se posso Vai. darti un piccolo una piccola nota a piedi pagina, quello che stai dicendo, che così sono i grandi fotografi, hanno bisogno di amare la persona che stanno ritraendo. Io per esempio ho conosciuto molto bene Ugo Mulas, che sai che fotografo era. Ugo Mulas, io ero un giovane artista che faceva già quello che faccio oggi, ma naturalmente quando avevo una certa età non veniva preso troppo sul serio. Lui mi prese molto sul serio e mi parlava con una dolcezza e con una amabilità che mi sorprese, così Aurelio. Quindi questo tu hai parlato di Dondero, lo conoscevo. Don cioè direi che a volte i fotografi hanno un difetto, peccano di un eccesso di ossequio verso i cosiddetti artisti. Siano Michelangelo, sia Cunellis, sia... e non dovrebbero, perché stanno sostanzialmente alla pari, Costruiscono insieme una visione del mondo. Esattamente, questo è il punto fondamentale, proprio la costruzione di una visione del mondo. Un che diventa visione sociale, eh, certo. anche degli altri uomini. Non per caso oggi la fotografia la fanno un po' tutti, quindi c'è bisogno di vedere, ma la fotografia come la intende Colin, come la intende Amendola, è una fotografia fatta per svelare non ciò che tutti vediamo, ma ciò che pochi vedono e, po e, e portare il pubblico a vederlo a sua volta, perché sennò resterebbe cieco. Devo dire una cosa, che eh, Aurelio riesce... Allora, innanzitutto lui si pone come complice degli artisti. Assolutamente. E questo è un aspetto assolutamente fondamentale. Ma l'altro è che... Eh, le, ogni artista, lo sappiamo, in qualche modo porta un mistero e una segretezza. Eh, c'è un'aura, come Benjamin ricordava, un'aura nell'opera d'arte, ma c'è un'aura anche nel, nell'idea dell'artista, quindi che viene chiamato maestro. Insomma, no? ma maniera... hai, hai citato Benjamin, che tu sai è stato il discorso dell'arte fruita per quindi nell'immagine in certo. genere, nella distrazione, come l'architettura. Ma scusa, che cosa deve fare il fotografo? Deve concentrarsi su quell'attimo che la sua distrazione gli consente. Io non so se, se probabilmente Aurelio quando ha fotografato Burri non pensava di fare quella fotografia. Gli è venuta, ma ha colto il momento per fare del resto. Nessun fotografa sa fino in fondo ciò che fotografa. Come nessuno scrittore, qui siamo a Borges, visto che tu ami le citazioni, dice: nessuno scrittore sa quel che gli è stato concesso di scrivere. Se l'artista sapesse fino in fondo quello che sta facendo, non lo farebbe. Non riuscirebbe a farlo. E per questo, per esempio, con pittore magnificamente fotografato da Aurelio come Dorazio disse se io dovessi restaurare una mia opera non la saprei restaurare, non la saprei fare e lui era un pittore pittore che conosceva le tecniche pittori. questo dai ritratti di Aurelio si sente quindi un po' racconta la storia degli artisti che gli stessi artisti non conoscono Prima ho parlato di Michelangelo e della sua del, come lo fotografa lui, ma scusa, non ti voglio interrompere no, troppo, no, perché no. è troppo bello, dai. Ma no, 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 anzi, è proprio un dialogo in questo modo. Eh, si è cresce. troppo bello, mi diverto a sentirlo, quindi sentiamo. Allora, Il ritornando alla, lui è riuscito anche, attraverso questo suo rapporto di empatia, a a scardinare l'algidità di un personaggio veramente strano come Andy Warhol. E, e lì c'era anche il potere della fotografia che emergeva, perché Warhol lo ha ricevuto in quanto eh, fotografo che aveva fissato la memoria di eh, Mar Marini prima di tutto. Quindi quel discorso dell'aura il fermare l'idea della rappresentazione la fisicità ma con essa un universo di emozioni è la cosa che la fotografia riesce a regalare Daltronto. creare nella distrazione Benjamin parlava della fru di fruire l'opera d'arte cioè per cui uno che nasce sotto eh, il Duomo di Pistoia è naturalmente colto no? Ecco eh, però lui, lui il momento creativo, questi di tutti gli artisti, ma del lo coglie proprio nel momento in cui nessuno vede ciò che gli altri non vedono e lo vede in un attimo, in un lampo. Infatti. No? Il, il, tu prima dicevi la distrazione, parlavi della distrazione, c'è un, un passaggio e qui chiuderei. Eh, è un passaggio assolutamente fondamentale eh, della fotografia di Cartier-Bresson, che sul piano della, eh, della fotografia è davvero l'occhio del Novecento, il grandissimo maestro. Quando gli chiesero che cos'è per te la fotografia, lui rispose in maniera molto semplice: La fotografia è mettere sullo stesso piano occhi, testa e cuore. Allora questa definizione, cioè unire questi, la ragione con il sentimento e con la parte più viscerale del tuo essere, è quella che ti porta a capire le cose, a capire l'umanità di, di chi stai fotografando e a capire quando fermare quel lotturatore. E solamente lì. È, e il lampo creativo come il tenore che ti fa il do di petto, e no? Cioè, sono virtù. Però tu ti riconosci, Aurelio, in questo? Perché il ritratto te l'abbiamo fatto noi, non è, non è, siccome nessuno te lo fa mai, eh, Quindi, cioè, io devi vorrei... dire se vieni, ti vieni. riconosci in questo. Quindi, intanto, io vorrei dire solamente una cosa: grazie, Aurelio, per quello che ci ha regalato. Che ti devo dire, professore? Eh, professore, professore sei tu. Se ti riconosci in questo ritratto, perché dentro, abbia, nessuno ti ritrae, noi ti abbiamo fatto la sorpresa di ritrarre te. Guarda eh. che ognuno di noi si era preparato un discorso, non solo lui. Come eh, tre eh, giorni eh, studiate, eh. me l'ha detto Marco. Che, che abbiamo studiato tutti i giorni. Tutto il giorno, tutto il giorno no? ha sì. detto Marco, Ma ho che capito che quel discorso veniva superato da ciò che avevamo visto. Quindi esatto, anche, sì. anche lui ha dovuto eh, in, in, improvvisare in fondo, no? in buona parte ha improvvisato. Ma certo, certo, ma è, ecco, è bello così. Perché... Intanto devo dire, ti devo ringraziare perché anche noi due abbiamo fatto un'opera firmata a quattro mani. Eh, io era, ce l'ho a casa. E il mio eh, ce l'ho anch'io. Ecco eh, eh. io in tutta questa vita no, no, Se volete, volete eh. sono no, pronto a partecipare. No. E quello ti ringrazio, che si fece qualche anno fa e spero di tornare. Delle a magnifiche fotografie delle eh. quali sono orgoglioso e che quando me le chiedo la prima che do è la tua. Grazie. Eh. Io quando veni da te non volevo fare un ritratto, volevo fare qualcosa diverso e, e venne quasi normale che con questo 44 della cancellazione mi venne facile. Per volte diventa anche più difficile, però questo mi venne facile. Te parlavi di burri no? Sì. No, io realmente lì volevo fare questo proprio lavoro in sta sequenza. Sì. Poi si tu dicevi, nemmeno io sapevo come venivano. Quello è vero. Eh, ma io su quello... E che sì. ne so, la fiamma dove andava... Dopo una... Esatto, si <ride> scattava al momento giusto, perché lì c'è un burri che è Dio... Io di lì non essere... potevo sbagliare. Esatto, sai? per questo ho eh. detto, no. e dovevi, sì. in quell'attimo non potevi non distrarti. E, e, e a qua... quei tempi, sì, come io oggi lavoro, sempre con l'Assembla, un di avevo 200 scatti. Dice, ne avevo 12, dovevo cambiare. E accetto, era rapidamente. Tutto difficile. Però mi agevolò molto Burri perché prima di fare questo lavoro, gli disse, maestro, ma che è la combustione? Eh? E lui mi disse, la provo. Preso una plastica, ho detto, poi me la dammi. <ride> <ride> no, ma mi ha dato la sua amicizia per tanti anni. Fu molto carino e mi fece la prova. E mi disse, perché... Lui mi ha sempre dato del lei, fin da ultimo poi mi dava detto, ma era proprio come diceva Gianluigi Luigi. Era un orso, sì. No, con gli altri, con me no. Per me devo dire. Ma con te è difficile essere orso, Grazie, ma... grazie. Ma... Ti e mi fece la prova. E lui disse, guardi, quando comincio io non posso Con la plastica, lui partiva, faceva quello che voleva, poi con la mano non poteva aspettare il tempo e lì devo dire per me è stato sono state le prime foto pensa anche sulle più famose di Burri quando, certo, certo. quando lui le vide lui mi disse non avevo mai avuto una serie così e poi da quel momento siamo diventati amici ma quello fu devo dire un lavoro molto difficile che sì. non, lì non potevo proprio sbagliare perché era una sequenza e lì io me la sognavo poi, ma Nel tempo l'ho messa come ci sono sì. mossa una sequenza. Ma lui, dietro la fiamma ossidrica, è, di lui sì, che hai fatto una divinità. Eh, D'altra parte, eh, parte, lui lo era davvero sì, perché ha eh. una potenza creativa che non tutte a lui è fontana praticamente. Sì, in modo sì, diverso, sì. eh, ce l'avevano. E l'hai fatto, in fondo, l'hai nascosto così bene dietro la fiamma che lui si vede di più e forse quello è il bello di questa serie di esatto. fotografia eh, e, che... quindi, <ride> e, e noi siamo qui per ringraziarti no, e, e ci è passata la voglia di parlare della fotografia ecco. in generale, di parlare di te in particolare no avete anche già eh, parlato te la, voluta, dai, eh, te la e sei voluta Se c'è la mia famiglia, mi convovete no no state voi Beh, <ride> se c'è qualcuno che vuol fare delle domande a noi a Aurelio, noi siamo qui per rispondere <ride> o a, 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 a Gianluigi Colin ecco, allora. eh, noi siamo qui per levarvi delle curiosità se Marco sta zitto eh. c'è qualcuno che ha chiesto guarda. no lui si ha già le cose oppure qualcun altro che ha qualche curiosità Niente, eh... hanno no, beh. Però se non hanno niente da dire, vuol dire che siamo stati abbastanza esatto. esaustivi. E, e infatti... Siamo stati bravi, vero? Un grande bravi. applauso. Grazie, allora... eh? grazie a voi. È un maestro del palcoscenico. Eh sì, è tra... No. No, tra... i maestri del palcoscenico. No, e comunque... gra gra grazie a Pistoia. Grazie alla direttrice così amabile che ci ha presentato così bene, quindi ci ha messo a nostro agio e, e grazie a voi che ci avete ascoltato con attenzione in tutti i momenti. No? Io spero quindi, di rivedervi a Pistoia, eh. io ho già, ho già sentito una promessa che tornerà a Pistoia per vedere. Assolutamente, se c'è un'occasione la creiamo magari. La creiamo sì, sì, sì. magari, eh. Certo, eh, la creiamo. E a voi do appuntamento uh, venerdì 5 novembre, venerdì prossimo, per l'ultimo incontro del ciclo La Fotografia come pretesto no, eh, no, e sarà pretesto. Uh, un incontro con Aurelio protagonista questa volta Marco. con uh, Roberto Barti e Barni che ecco e mh, lo, Marco ah, Bazzini che abbiamo qui tra noi e che ritroveremo domani, eh, no scusate, la settimana prossima per un incontro, due parole sulla scultura e tre sulla fotografia, conversazione tra questi tre personaggi. Si fa al bar, per... al bar cioè dall'inizio che eh, appunto Aurelio desidera concludere una conversazione al bar, cioè avremo forse un palcoscenico eh, più... Più, amiche... ecco. Ecco, ah. più amichevole, più amichevole, ci mettiamo no, qualche tavolino. Beh, più amichevole, noi non... non ci stiamo parlando da nemici, no? Eh, ma, da nel me... se... no <ride> ma nel senso che questo assetto è un po' da sì. conferenziere, no, è un po' da conferenziere. Come noi ordi... le conferenze le amiamo, ma qualche volta le subiamo pure <ride> per obbligo istituzionale. Abbiamo rotto anche la consuetudine facendo un prologo. Alla serata tutta per, eh, per aura. Grazie ancora, per grazie a tutti. Grazie. Attento a noi, vieni professore, c'è la fotografa, ci vuole fotografare. Ah, sì. lui, lui, è più bellino, fotografare. Sì, sì. No, no, non te la do io. Vieni professore. Eccoci. qua No, vai, vai. Mi no, no vedi, metti in mezzo Metti in mezzo, dai. dai. Vai, ti sei offeso per quello che hai Ma figurati, ho offeso. la mamma marte. Ciao, grazie. grazie. Ciao. Ah. <ride> Aspetta, mettile qui. Ah, come sì.